Ciao a tutti dalla vostra Lallix, benvenuti e bentornati sul mio canale. Come sempre, se vi fa piacere, vi ricordo di iscrivervi al mio canale e attivare la campanellina per non perdere i miei nuovi video. Oggi andiamo a spacchettare una roba un pochino meno fashion del solito, diciamo così. Già la scatolina, come dico io, il pack non è che sia poi così scintillante, però all'interno c'è una cosa molto utile. Andiamo ad aprirla assieme. Mi è appena arrivata. L'ho ordinata su Amazon. Questa cosetta qua è un po' che la guardo, tipo è da un annetto che decido, lo compro, non lo compro, lo compro, non lo compro. Finalmente ne ho comprato uno. Magari non sarò contenta, dopo ne compro altri tre prima di arrivare a quello che è giusto per me. Andiamo ad aprirlo assieme. Che cos'è? Vi dico che cos'è? Oppure ve lo faccio vedere quando è assemblato? Sicuramente una cosa che avete quasi tutti a casa. Ammazza, l'hanno sigillata proprio bene. Hopla! Speriamo di non sparcare niente. Lanciamo la scatola, voilà! E che cos'è? Sicuramente ce l'avranno in tantissimi, perché con l'avvento dello smart working in Italia e nel resto del mondo, in questo periodo in cui va tanto comunque lavorare da casa per proteggere la salute nostra e di chi ci sta vicino, si tende a lavorare per chi fa un lavoro d'ufficio da casa. Quindi anche io, soprattutto per montarvi i video, perché sto in comodità nel divano, ho deciso di prendermi questo tavolino, ma anche per quando lavoro in smart working da casa. Comunque mi è molto comodo, però diciamo che quando sono in smart io mi trovo bene a lavorare in un tavolo d'altezza normale, perché non sono proprio rilassatissima. Invece quando monto i video per voi, che è una roba che mi piace proprio tanto 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 e mi rilassa e mi diverte, ho deciso di fare questo acquisto, così mi metto a fare l'editing dei video dal divano in comodità e con questo so che sarà sicuramente molto più semplice. Ho scelto quindi un tavolino da utilizzare nel divano per lo smart working. Come fa la Lallix quando spacchetta? Oh, via! Via tutto. È molto carino, mi è piaciuto e l'ho scelto soprattutto per i fiorellini qua davanti. E direte, è molto concreta. No, c'hanno anche un motivo concreto, cioè che servono per la reazione del PC, così non si va a surriscaldare. Dietro comunque c'è la parte con il motorino, le ventole, e qua dietro fuori esce l'aria. Quindi secondo me, io nel mio piccolo ho fatto questa decisione, secondo me è una decisione abbastanza sensata. E poi qua c'è, non so se per il portamatita, secondo me, per mettere la bevanda, la bibita, il tè caldo che fa molto American style, con la tazzona di caffè americano, oppure con la tisana, con la tazza di tè, qua di fianco fa molto relax. Poi non so se loro invece pensavano al portamatita, a me mi viene in mente la tazza. Dietro qua mi pare che ci sia il cassettino, non so se è tutto già montato, sono un pochettino perplessa perché mi sembra che manca una parte. Come sempre, non sono tanto fortunata, mi sa che ne manca una parte. Perché qua ci sono due buchetti. Forse c'è una parte da montare. Aspettate che la giro senza farmi male. Allora, mettiamola qua così e vediamo un attimo. C'ha i piedini, quindi è pieghevole, poi si alza anche, si può regolare. Lateralmente mi sembrava già rotto, ma invece non è rotto, quindi è un miracolo, che di solito quando compro le cose e dentro al cassetto c'è la parte che io già ero agitata e ho detto manca, invece no. E praticamente è la parte per non far scivolare giù il PC, che è anche facile. Anche la Lallix è riuscita per la prima volta a montare da sola un piccolo tavolino. Cioè, ho aperto i piedini, ho montato questo qua davanti, quindi è una roba che potete comprare tranquillamente.
Non vorrei più che altro spaccarmi la scrivania qua sotto perché è di legno tenero. Questo invece mi sa che è un legno finto che dall'odore ho già capito. Io devo la Lalix, sapete che deve sentire le candeline, il make-up, i profumi, i mascara, ma pure se compro queste robe qua devo annusare per sentire se è legno e questo mi sa che è un... No, no, non è proprio un legno di prima qualità, però l'ho comprato online su Amazon perché non trovavo da nessuna parte un tavolino decente che fosse comodo, regolabile e anche bellino. Ne ho guardati dappertutto, senza niente togliere al design che possono avere in altre ditte, come che ha tante cose che mi piacciono, però per me, per il mio gusto, i tavolini erano troppo semplici. Oppure anche in quei negozi grandi con gli articoli per la casa, avevano dei tavolini. Quelli basic, proprio lineali di metallo o di plastica. Io volevo invece una cosa di legno perché infatti io adoro, sentite anche questo è legno, adoro comunque i mobili di legno, le robe un po' classiche da montagna e questo qua diciamo che va bene con l'arredamento di casa nostra. E ha anche un cassettino qua di lato per mettere la matitina o i post-it, per esempio. Qua c'è il ritaglio che è la parte dove dobbiamo usare il mouse. Andrò a provarla e vi saprò dire sicuramente se è comodo, se è valido. Ah, ho scoperto adesso che si alza! È molto comodo, praticamente tra le varie funzionalità, questo... magia! Si alza e praticamente vi faccio vedere girandolo lateralmente senza schiacciarmi un dito in mezzo, magari. Che sono capace di fare anche quello, non so se si vede, praticamente, adesso vediamo se con lo zoom riusciamo a inquadrare, c'ha le varie altezze, ecco qua, è regolabile in altezza, quindi vi mettete l'iPad all'altezza che più vi è comoda, non so se si vede. E ha una, due, tre, quattro differenti altezze. Che io sinceramente lo sapevo perché l'ho visto, ma non me lo ricordavo più. È stata una sorpresa del momento anche per me. Molto comodo. Quindi su questa parte qua si va a utilizzare il mouse. Qua abbiamo detto si mette la tisana e un bijou. Bellissimo. E qua l'iPad o il portatilino. Meglio di così. 20 euro spesi bene, mi tocca dire. Proverò sperando che questo ovviamente con la pendenza tenga, perché se no casca tutto. Ovviamente ho aspettato che fosse in offerta, quindi l'ho pagato tipo 20. Io approfitto sempre quando vedo le offerte, sicché questo qua l'avrò pagato una ventina di euro e secondo me è carino, è anche regolabile in altezza. I piedini, questo qua si può sollevare, quindi voi lo potete mettere un po' più in alto. Non è perfetto. Perché già qua nelle viti mi sembra che è un pochino rovinato, però dai, vabbè, ci sta. Per 20 euro devo dire che sono contenta, sono sempre comodi, sono stracomodi anche per fare colazione al letto. Cioè, noi ce lo mettiamo là nel letto e dalla nostra dolce metà ci facciamo portare la colazione, caffettino, caffettino a letto e noi stiamo là in relax a leggerci il giornale, guardare l'iPad e sorseggiamo il nostro... Per esempio anche una bibitina così pomeriggio se vogliamo stare in relax la domenica. Secondo me ha mille usi, letto, divano, anche come alzatina sulla scrivania per mettere il PC o il monitor a una diversa altezza. Io penso che lo userò anche per farvi video di make-up perché se me lo metto qua all'altezza giusta, poi ci metto uno specchio anche che non è altissimo e stracomodo, ho le cose... Proprio all'altezza giusta per truccarmi, quindi vi faccio un video in comodità ed è anche carino. Bene, quindi con questo spacchettamento poco glitter, poco colorato, ma molto molto utile, utilissimo, vi saluto e ci vediamo come sempre al prossimo video. Un bacio dalla vostra Lalix!